puoi personalizzare il sistema multimediale Open Air Link di bordo per offrirti un'esperienza di guida più intuitiva e personalizzata. Puoi configurare le impostazioni delle funzioni del sistema multimediale nel mondo veicolo. Seleziona Impostazioni. Vedrai un elenco delle impostazioni che puoi modificare. Usa il menu Suono per regolare il volume delle chiamate, le notifiche di sistema e gli avvisi del sistema di navigazione. Per regolare il volume, basta scorrere il dito lungo l'apposita barra del volume. Puoi inoltre scegliere una suoneria per il telefono premendo qui. Seleziona la suoneria che desideri o aggiungine una e premi OK. Puoi usare il menu Unità per modificare le unità di misura. Così puoi visualizzare le distanze in miglia o in chilometri. Dal menu Rete e Internet puoi attivare o disattivare il Wi-Fi per usare la condivisione della connessione del telefono. Ricorda che utilizzi i dati del tuo telefono per eseguire app di bordo quali Google Maps. Guarda qui le informazioni di utilizzo. Puoi inoltre scoprire la quantità di dati consumati dalle tue app toccando qui. Infine, puoi selezionare Avviso utilizzo dati per impostare un avviso quando raggiungi una determinata soglia di utilizzo, nonché impostare un limite di utilizzo dati. Tocca Connettività per controllare lo stato delle tue connessioni. Attiva o disattiva la condivisione dati conducente con Renault per controllare le note legali e lo stato della rete. Dal menu Bluetooth puoi attivare o disattivare il Bluetooth per il sistema multimediale o associare un nuovo dispositivo al tuo veicolo. Scegli un dispositivo dall'elenco, quindi tocca Associa. Sarai quindi in grado di selezionare le funzioni del dispositivo da usare nel sistema multimediale. Utilizza il menu Posizione per configurare la posizione del veicolo. Controlla le ultime richieste di posizione e imposta le autorizzazioni di accesso per i tuoi dati di posizione premendo qui. Dal menu App e Notifiche puoi configurare le app del sistema multimediale Open Air Link e le notifiche. Controlla l'elenco delle tue app qui. Puoi inoltre gestire le autorizzazioni delle app e definire autorizzazioni di accesso specifiche per le app. Usa il menu Data e ora per impostare i formati di data e ora e modificare il fuso orario automaticamente impostato dal sistema. Puoi vedere lo spazio in memoria del sistema multimediale selezionando il menu Archiviazione. Dal menu Protezione e profilo è possibile scegliere o modificare la modalità del blocco del tuo profilo. Utilizza il menu Sistema per configurare le impostazioni del sistema multimediale, come la lingua o le opzioni di input.
Puoi inoltre configurare il sintetizzatore vocale dell'assistente Google cliccando qui. Ora puoi modificarne cadenza e tono. Le informazioni sulla versione del sistema multimediale OpenRLink sono disponibili qui. Cliccando Informazioni e Informazioni legali. Infine, per resettare le preferenze delle app nel sistema, tocca qui. Dal menu Google, imposta Assistente Google e Compilazione automatica Google. Puoi inoltre inviare feedback a Google sulle app Google nel tuo veicolo. Puoi modificare queste impostazioni solo a veicolo fermo. Infine, tieni presente che la tua configurazione del sistema multimediale è collegata al tuo profilo utente. Se il profilo cambia, cambia anche la configurazione del sistema.